Ciao a tutte e a tutti, nuovo video chiacchiericcio, vlog, come lo voglio chiamare meglio io, sì, vlog, perché oggi è martedì, sì, il lunedì non sono riuscita purtroppo, ahimè, a vlogare, sì, ho vlogato però in 4K, ahimè, in 4K purtroppo non fa. Per il semplice motivo che in 4K tutte le volte che vloggo non me lo fa caricare, quindi devo caricare per forza in HD. Non è in modalità cinema, però ragazze è così. Comunque niente, sto registrando sempre non con la Canon perché mi trovo troppo bene col telefono, e sto registrando col telefonino iPhone, figata pazzesca, quindi che ve lo dico a fare. Stavolta il telefono l'ho fatto aggiustare, quindi non voglio gridare al miracolo perché ho paura che mi ricadi di nuovo in terra. Infatti ci sto super super attenta e quindi non ho voglia di troppe ciance parlare nel telefono. Sì, lo so, ne sto parlando io per dirvi che sono terrorizzata di farlo cadere per terra, quindi sto attenta. Vado alle ciance, ciance le bande, vi dico dove sono stata. Allora, dunque, innanzitutto ho fatto colazione il lunedì come tutte le mattine, mi ho preso il caffè, mi sono alzata alle 3 perché sinceramente avevo un bruciore allo stomaco, come sapete mi brucia sempre lo stomaco e ho bisogno ovviamente di fare colazione, quindi niente, ho dovuto, se sentite rumori non vi dico cos'è perché già sapete, la televisione, la mia nonna non è che sente benissimo da un orecchio, anzi anche da tutte e due le orecchie, quindi essendo un po' sorda, ma non gliene voglio fare una colpa perché, come si suol dire, è anziana. Comunque non voglio uscire fuori tema, vi stavo dicendo che ho fatto colazione, mi sono guardato i vostri video, dai vostri video ovviamente ho cercato di prendere un po' di caffè mentre guardavo i vostri video e mi sono divertita tantissimo perché mi fate compagnia, mi fate sorridere e come voi non ce n'è per nessuno, troppo belle siete, siete simpatiche, non è per chissà quale simpatia voglio attrarre a voi perché non c'entra niente, ma è perché mi state veramente a cuore e sì ragazze, mi state a cuore, quindi ho deciso di fare questo video vlog che non so quanto durerà, però perché è vero i video non si possono, cioè si potranno programmare videoblog, ma io ritengo che voglio parlare un po' di più con voi, quindi lo faccio. Comunque questo è un videoblog andando a Maddalena, lo chiamerò andando a Maddalena perché non ci sono andata, oppure lo chiamerò sono andata a Maddalena e sono tornata, e quindi eccomi a casa da un bel po', ovviamente, perché dovete vederlo sto video già caricato dal lunedì, invece non ce l'ho fatta e quindi vi sto raccontando l'accaduto di quello che mi è successo il lunedì. Oddio, non è successo niente, però volevo caricarlo, farvi vedere che stavo vlogando da casa fino a non viene a mente, mia nonna sta, per esempio adesso sta sbattendo una cosa nel freezer perché il freezer lo dobbiamo scongelare, quindi dettagli. Comunque stavo andando da casa, stavo cominciando a vlogare per andare a Maddalena, a Pia al traghetto, ovviamente a prendere il traghetto. Dal traghetto ho vlogato per tutto il momento del tragitto da casa mia, ovviamente non ho ripreso casa mia mentre uscivo, ho ripreso per andare a raggiungere il traghetto, ovvero l'uscita di casa non l'ho ripresa. Ho aspettato 2 secondi dopo a riprendere, 2 secondi che per me sono un'eternità perché ci metto un bel po' prima, 10 minuti se non bastano per andare al traghetto. E allora ho raggiunto un bar che sta di fronte, sotto a casa mia, poi andando a pochi metri da casa mia, poi ho raggiunto una gelateria che voi l'avete vista qua, senz'altro, è quella gelateria dell'angolo, per chi conosce Palau, per chi mi segue da Palau sul mio canale YouTube. Aspettate perché qua, vabbè, commento. Oddio, ho fatto rumore con la matriosca. Comunque sì, perché una matriosca. Mi stavo truccando e nel truccarmi ho cominciato a fare
insomma, chiacchierare con voi e raccontarmi un po' del mio bruciore di stomaco. E nel frattempo ho detto, perché non racconto qualcosa alle ragazze? Nel frattempo mi ho anche mi stavo vestendo total white, ovvero non so, sì, bianco. Allora, prima di tutto ho indossato sempre questa bella borsa, questa, e poi ho indossato questo pantalone che non si vedrà mai, ma vabbè, ve la faccio vedere così. Prima vi faccio vedere la maglia, ovviamente, che bella sudata. Tanto la metto in lavatrice. No, non è sudata, oh sì. Sì, un po' è sudata, cosa no? Invece sì. Allora, questa è la maglia, come potete vedere, sì, lo so, si vede un po' di sudore, che schifo. Comunque nulla, questa è la maglia. E il pantalone, aspettate che ve lo faccio vedere, è questo qua, il pantalone. Vedete? Allora, mi alzo. Questo è il pantalone, questo. Sì, non guardate il seno. E questo qua. E questo è i pantaleggings che ho voluto indossare per andare a Maddalena, ma non era fattibile, quindi ho cambiato programma per vestirmi. Mi sono indossata, cioè ho provato a cambiarmi, a mettermi un altro pantalone, ovvero un pantaleggings blu con una maglia floreale. E non, adesso non mi ricordo dove l'ho messa, mi sta lavatrice, sì, si sta lavando, quindi vabbè, la lavatrice. E alla fin fine ho usato la maglia floreale con le righe blu e bianche, e color marinaio sarebbe, un stile marinaro, stile marinaio, comunque niente. Outfit, poi ho messo delle scarpe bianche, come avete visto anche a matrimonio di mio zio, adesso non so dove l'ho messe. Non so se farvele vedere o meno, sì, vabbè, è inutile che ve li faccio vedere, tanto sono delle... aspettate che ve li faccio vedere un attimo, ragazze. Allora, eccovele qua, sono queste, ragazze mie. Non le trovavo perché erano sparpagliate sotto il letto. Quindi queste sono le mie scarpettine. Vedete che bello lo glitter, tutto glitterozzi, bellissime, mi piacciono da morire. E niente, queste sono le mie scarpe, qui la mia borsa. E il mio trucco è quello che non vedete, perché non lo metterò una foto casomai da questa parte di come l'ho truccata. Ho messo questa della De Balm, la matita, per ricominciare dalla matita. Poi crema base, ovviamente sempre questa. Poi ho utilizzato questa matita della De Balm, Dark Brown, questa. E poi ho utilizzato ovviamente il fissatore, che già sapete qual è, il gel fissante. E non lo trovo in questo momento, bella roba. E sono ad organizzarmi io, non sono granché, vabbè. Ho utilizzato questo della Brown Artist, sì, della L'Oreal, eccolo. E poi, scusate, ma ho avuto un fiatone cercando di andare a prendere le scarpe, che poi non c'è da correre in camera perché mi posso anche fare male, ma vabbè. Poi ho utilizzato cipria più fondotinta, prima il correttore della infallibile L'Oreal 327 cashmere, eccolo qua. Poi questa della Roche Posay, quindi ho fatto un po' cerone, che poi non è più effetto cerone, ma lasciamo perdere, che è meglio. No, nel senso che ho fatto un po' effetto mascherone, ma non tanto, perché era più o meno quasi a prova di mascherina il mio trucco di ieri, voglio dire lunedì. Casomai se non è lunedì correggo nella descrizione, non lo so, vediamo. E quindi era nella descrizione del video, voglio dire, non nel montaggio, perché non lo so, vediamo. Poi ho utilizzato, oddio qua mi sta cadendo tutto, allora questa terra qui, questa, e questa terra della, aspettate, cos'è, rimmel, e poi ho utilizzato la cipria, sì, che dove l'ho messa la cipria, quella qua, cipria, che c'è un bel sorcone gigantesco, 006 warm beige, eccolo qua. Poi mascara, come se non ci fosse un domani, e il burro cacao, aspettate vi faccio vedere se trovo qui, no, non è qui, vabbè, il burro cacao dei provenzali, voi direte quale, aspettate se lo trovo,
non è qua. Ok, scusate. Non sapevo più come mettervi. Non so più come metterli, scusate. I provenzali bio all'argan. Questo. Ecco qua. No, ce n'è ancora, però lo utilizzo poco perché ho anche altri burro cacao. Poi Rimmel, sì. Scandalize Roulette. Questo qua. Ed è 001 nero, ovvero black in inglese, sì. Niente ragazze, questo è quanto. Non ho messo chissà che lucelabbra, ho messo un po' di burro cacao e nient'altro. Il resto è fatto tutto con i prodotti che avete stravisto e intravisto nei miei trucchi barra video chiacchiericci, sì, se riesco a parlare, non lo so. E nulla, adesso mi metto il burro cacao di nuovo in diretta con voi. Vi saluto, mi scuso con le altre ragazze che hanno detto che hanno detto sicuramente sì, questa l'avrà presa male per quanto riguarda i video degli acquistini. Non voglio fare più la penosa, però così ragazze, no, non mi sono offesa, cioè più o meno, perché lasciamo perdere, va? No, lasciamo perdere per me, perché lo so che mi sono fatta prendere un po' troppo da quello che ho scritto nel titolo dell'altro video recente a questo, oltre ad aver fatto queste live che ho fatto questa stamattina, quindi niente. Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, a presto, un bacio.